Buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi 5 giugno 2020, altro collegamento d'eccezione in questa fase, diciamo, post-clausura, con Paola Sbardellati, che abbiamo già avuto sui nostri schermi. La ringraziamo di essere con noi. Paola Sbardellati, psicoterapeuta in forza all'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma. Stiamo uscendo in qualche modo da questa fase clausura determinata appunto da questa maledizione, potremmo chiamarla quasi biblica, che è stato questo Covid, che è tuttora, perché è una cosa con la quale dovremo convivere. Ma comunque il periodo di clausura, quello appunto più duro per cercare di contenere il contagio, è passato e adesso si riprende una vita normale, e si cerca di riprendere una vita normale. Con Paola Sbardellati oggi parliamo di attacchi di panico. È una situazione, quella che abbiamo vissuto, ansiogena di per sé. Parleremo poi anche dei riflessi sull'ansia, proprio anche dalla ripresa, quindi sembra una liberazione, eppure anche quella può dare qualche preoccupazione. Ma parliamo di attacchi di panico, appunto, e cerchiamo un pochino di definirne un pochino di perimetrare questa terminologia e di definirla bene, questo concetto che spesso magari è anche utilizzato in modo poco consono. Sì, intanto buonasera a tutti di nuovo. Sì, cerchiamo di darne una definizione, anche perché si sente spesso parlare, però secondo me poche persone sanno realmente cosa si intenda per attacco di panico, e il più delle volte, tra l'altro, le persone ritengono pure di non riuscire a liberarsene. Allora, l'attacco di panico, cercherò di usare dei termini molto semplici, così rendiamo anche il tutto accessibile alle persone che non sono proprio addette ai lavori. Parliamo termini proprio in termini... Ne siamo grati. Sì, ma anche perché poi ne soffrono tutti, allora parliamone nei termini più accessibili in assoluto. Quindi l'attacco di panico è quella sintomatologia che la persona avverte in termini di paura di morire, paura di non farcela, un senso di oppressione, di angoscia, la paura quasi di soffocare, la tachicardia, in alcuni casi anche una sorta di paralisi, cioè di rigidità fisica. La persona si sente, in poche parole, bloccata fisicamente e psicologicamente, e veramente pensa che stia accadendo qualcosa di organico, per cui cosa succede? Che allarmata, la prima cosa che fa usualmente una persona, va dal medico, va al pronto soccorso. Afferendo al pronto soccorso si cerca di capire quello che sta avvenendo e di risolverlo, e più delle volte, per fortuna, i vari accertamenti sono negativi da un punto di vista organico, e la diagnosi che viene fatta è appunto: signora o signore, insomma, lei soffre di ansia generalizzata e ha avuto questo episodio di panico. E poi viene fatta un'indagine, cioè si cerca di capire se in qualche modo è già accaduto altre volte o se è il primo esordio. In questa fase sta accadendo spessissimo, come stavi giustamente accennando tu, Gianni, proprio perché si è in una fase di ripresa dove le persone si sentono libere, ma non siamo liberi veramente. Non siamo liberi perché la primissima cosa che ci sta in qualche modo costringendo è la paura. La paura di quello che abbiamo vissuto fino a pochi giorni fa, per cui siamo stati tutti quanti un po' relegati e costretti a stare dentro le nostre abitazioni, oppure chi ha dovuto o potuto lavorare come me, però comunque l'ha vissuta in un altro modo la costrizione, e questo fa sì che oggi che è tutto molto in lenta ripresa, attivi una serie di meccanismi di difesa. E meccanismi di difesa principale che si attiva nella persona che vuole controllare quello che sta avvenendo fuori, perché c'è un nemico invisibile che è il virus, perché un conto è qualcosa che noi percepiamo come minaccioso, reale, concreto, e lo riusciamo a gestire, un qualcosa invece di diverso è il virus, che sappiamo che c'è ma non lo vediamo, è invisibile, no? Come stavi dicendo, e quindi eccolo lì che la persona come fa a difendersi da qualcosa che non vede? Attiva una forma istintiva di controllo, e il controllo passa attraverso la paura. La paura, spesso, se è eccessiva, che è una forma difensiva chiaramente che ha la persona, sfocia in quello che è un panico. Il panico è paralizzante, la persona si limita, si autolimita, e questo, per quanto faccia pagare un prezzo enorme alla persona stessa, però dà una garanzia, che è quella di
essere più controllato nei movimenti, più fermo di quello che potenzialmente potrebbe invece fare. Non è un caso, come stavi dicendo. Aspetta Paola, ti interrompo un attimo perché hai toccato all'inizio un punto interessante. La corsa al pronto soccorso sostanzialmente chiaramente sarà ovviamente in una situazione in cui ci si trova psicologicamente molto vulnerabili, si corre istintivamente al pronto soccorso, ma al pronto soccorso per gli attacchi di panico, una volta che lì si accorgono che si tratta di questo, che cosa fanno? Allora, una volta che si Perché accorge. tu, lo chiedo perché tu hai una pratica anche ospedaliera. Sì, e spesso infatti mi possono chiamare anche al pronto soccorso proprio per fare una consulenza. Quello che succede è che una volta rilevato che la persona non ha nulla, viene dato magari lì per lì anche un tranquillante, un calmante che può essere anche o il Lexon o piuttosto il Valium, e la persona poi viene invitata a fare un colloquio, se lo ovviamente accetta, con una psicoterapeuta, perché mi chiamano in consulenza. In prima battuta quindi mi vedono, io faccio un po' una raccolta delle informazioni, una raccolta anamnestica, come farei comunque con un paziente anche che vedo qui a studio, e lì la persona mi comincia a raccontare il proprio vissuto, quello che sta avvenendo, il fatto che in qualche modo poi è spaventata. Ma io non mi fermo a queste informazioni che sono molto generiche, no? Perché è chiaro che se io sono spaventata, cerco di controllare la situazione, allora tutti quelli che sono spaventati hanno un panico. No, sono quelle persone in particolare che in momenti delicati della propria vita, come può essere ad esempio questo, perché c'è un rimettersi in movimento, un rimettersi in gioco importante dopo veramente una stasi, un blocco completo su tutti i punti di vista. Se la persona in questo momento non ha attivato già da tempo delle risorse personali che sono volte a una crescita, a una riattivazione, a un riadattamento, a una capacità ad affrontare il cambiamento, va in allarme. Di fronte a un cambiamento le persone o si adattano o spesso vanno in allarme, e questo quando c'è una debolezza o una fragilità su quello che è la capacità di crescere, no? O di ristrutturarsi. Eccolo lì che l'ansia può diventare eccessiva perché le persone non riescono a capire quello che devono fare, è come se si sentissero depersonalizzate, disorientate. E nel cercare di fare le cose, vedendo che vanno a vuoto, spesso e volentieri continuano a pensare forme che possono aiutarle di ragionamento nel controllare gli eventi, questo diventa eccessivo e c'è un cortocircuito e lì arriva il panico. Il panico paralizza la persona. E questa paralisi, per quanto sia spaventosa, perché le persone veramente temono di morire o che ci sia qualcosa che non va, però ha la funzione di bloccarle, di non far affrontare, di rallentare ancora di più quella che è una rimessa in gioco. Quindi, per quanto sia spaventoso l'attacco di panico, ha la funzione di rimandare un vissuto, di rimandare un cambiamento, di rimandare una riorganizzazione, anche perché in questa fase è difficile, tra l'altro, riorganizzarsi. È tutto molto lento, tutto troppo controllato, non si sa bene quello che si deve fare. Spesso quando le persone si muovono ci sono delle reazioni che sono estreme, o di spavalderia o di eccessivo timore, ci sono degli scontri relazionali, sociali, che prima invece non si vedevano. Adesso mi è capitato oggi proprio che vedevo un filmato, non so se fosse vero o meno, su internet, di una persona che stava sul treno e che criticava un ragazzo perché non indossava la mascherina ed è arrivato ad aggredirlo. Quindi delle scene pesanti, no? Quasi eccessive per quello che può essere una normale, se vogliamo, considerazione del prossimo e di quello che non sta facendo, proprio in virtù, secondo me, della paura di cui tu hai inizialmente giustamente hai parlato in relazione a tutto quello che abbiamo vissuto in questa pandemia e nella quarantena. Sì, poi penso che ci siano anche delle predisposizioni, anche temporali, cioè se si sta vivendo un periodo particolare, perché insomma adesso c'è il Covid, ma insomma ci sono anche dei momenti della vita, non so, il termine di una relazione o un lutto che si è vissuto, la perdita di un lavoro. Quindi ci sono dei momenti che
rendono più Bravissimo. vulnerabili. Bravissimo, sono tutti momenti importanti, no? Che scandiscono la vita delle persone e questi momenti chiaramente che implicano quello che stavamo dicendo prima, cioè un cambiamento, una ristrutturazione, un riadattamento. Se chiaramente la persona non è ben consolidata in quello che può essere il proprio sviluppo, la propria crescita, ahimè, può andare incontro a del panico e le persone quindi hanno magari fastidio, non sanno come attivarsi, hanno paura e questo sempre in maniera crescente li porta poi a esplodere in quello che può essere il non fare. Il non fare però io me lo devo anche giustificare, dico sempre in qualche modo, non è che me lo legittimo facilmente, per cui dico ok, oggi non lo faccio, ok, ci ripenso un altro momento. Spesso le persone, non riuscendo a decidere, no, quello che vogliono, fanno sì che si attivino dei meccanismi che sono poi psicologici, non intenzionalmente, è chiaro. Per cui, eccolo là che questo sintomo, il famoso attacco di panico, interviene proprio per rimandare una decisione, rimandare una crescita. Esatto quello che stavi dicendo, perché si verifica proprio nei momenti più delicati e nelle persone che hanno una sorta di debolezza proprio nel loro vissuto, cioè quelle persone che non hanno sviluppato dei legami affettivi solidi, svincolati da quelle che sono le dinamiche di dipendenza, quindi possiamo dire in termini diversi, le persone che si sono adultizzate sono quelle che riescono meglio, quelle che non hanno acquisito un'adultizzazione sono quelle che fondamentalmente sono più fragili e più in bilico. Oppure c'è la categoria dei ragazzi, per esempio, che magari in questo momento stanno affrontando la maturità, e mi sta capitando perché li vedo qui a studio, vivono questa fase con l'ansia e con gli attacchi di panico, perché? Perché poi riflettono e dicono: cavolo, ma non è semplicemente l'esame che mi spaventa, è quello che significa quest'esame, il fatto di cambiare, un cambiamento che poi li porta magari in una fase nuova dove loro non hanno più una serie di diktat, di indicazioni, ma devono fare da soli. E Cioè si innesca un po' un meccanismo della paura della paura. bravissimo, la paura della paura e i ragazzi poi che si lamentano tanto di essere controllati dai genitori nel momento in cui invece viene chiesto loro, ok, adesso è finita la scuola, no, la maturità in cui i professori ti scandiscono un po' la giornata con le interrogazioni, i compiti in classe e devi fare tu, devi fare la tua scelta universitaria, cominciano a dire cavolo, adesso come devo fare, come mi devo occupare il mio tempo, come devo muovermi, qual è la cosa che io desidero fare, qual è il mio obiettivo, però poi ce la farò? Sono in grado di alzarmi la mattina senza un impegno perché magari non c'è l'obbligo di una frequenza universitaria, frequentare le lezioni. Tutto questo li spaventa e spesso e volentieri sale la fame d'aria, il panico, e eccolo lì che poi andando ad indagare si scopre che questo si va a innescare proprio in virtù della ancora non avvenuta crescita, di un processo di adultizzazione che sta piano piano venendo fuori. E alcune persone lo evitano se possono. Del resto tutti vorremmo non prenderci delle responsabilità, no? E nei ragazzi, per quanto sia una cosa desiderata, ma sugli impegni un po' più rognosetta la cosa e quindi è più frequente. Rispetto a tutto quello che invece sta avvenendo oggi, diciamo che si amplificano questi aspetti, anche perché i ragazzi è vero che hanno gioito inizialmente del fatto di non andare a scuola, però poi hanno anche risentito del fatto di non essere guidati per quello che stavo spiegando prima, e adesso in virtù della famosa anche maturità si sentono un po' sbilanciati, un po' disorientati, un po' non gestiti, no? Adeguatamente, perché dicono non abbiamo fatto magari quello che usualmente si fa quando si va a scuola, quindi poi il controllo lo vogliono sostanzialmente. Sì, abbiamo insomma, dato delle indicazioni su insomma, cosa sono questi attacchi di panico, più o meno le circostanze che li innescano in qualche modo nelle persone. Due cose importanti che diciamo, ti coinvolgono come terapeuta.
Cosa deve fare la persona che si rende conto di stare, di vivere un momento di questo tipo? E un'altra cosa che incredibilmente crea anche angoscia, come aiutare una persona che si ha a fianco e che ha, un attacco di panico? Allora, belle domande, entrambi perché poi creano problemi queste situazioni psicologicamente anche a chi ovviamente sta vicino, no? Allora, la primissima cosa da fare è quello paradossalmente di ragionare in un momento in cui non si riesce a ragionare. Chiaro, lì per lì io non lo posso fare perché il panico paralizza ogni forma di ragionamento, ma l'attimo dopo. Anche l'attimo dopo in cui io magari sono andata, per esempio, al pronto soccorso, mi sono rivolta a un medico, devo iniziare a ragionare e a capire. Per questo sono molto importanti poi le terapie, le psicoterapie, soprattutto in questo caso cognitivo-comportamentali. Devo cercare di capire che cosa sta avvenendo, che cosa significa, cosa è avvenuto, a che mi è servito quel tipo di sintomatologia. Quindi quando la persona comincia a farsi queste domande, comincia a inquadrare quello che non va nella propria esistenza e quindi lì è opportuno rivolgersi a un professionista. Il professionista lo aiuta non soltanto a dire ok, adesso c'è il sintomo e se è necessario, se è invalidante, prendi magari dei farmaci, no, che sono degli ansiolitici, ce ne sono tanti, per eccellenza menzioniamo forse quello più conosciuto che è lo Xanax oggigiorno. Ma al di là dell'utilizzo del farmaco, cosa essenziale è iniziare a capire il momento in cui io mi trovo della mia vita, quelle che sono le mie risorse, quello che sta avvenendo e le mie resistenze. Lì vado a veramente a mettere a fuoco quello che mi preoccupa. Quali sono le difese che io attivo per non affrontare un discorso di rimessa in movimento, di rimessa in gioco? Quello che devono fare le persone che sono vicino a chi soffre di panico è di non colludere con la persona, perché spesso che fanno i familiari o il partner o il compagno cercano di trovare tutte le possibili soluzioni, magari confortandolo, magari rimanendo il più vicino possibile alla persona, perché la persona che ha il panico poi ha paura di rimanere da sola, ha paura che possa succedere qualcosa, cioè tipo di risentirsi male a casa da sola e se mi sento male da sola e magari svengo e magari muoio e nessuno mi può aiutare in quel momento e quindi attivano non intenzionalmente, brutalmente, ma indirettamente con la sintomatologia, l'altro a restare il più vicino possibile. Quindi alimentano una dipendenza affettiva. Chi sta vicino deve avere la forza di non aderire a questa richiesta e piuttosto invogliarlo a rivolgersi a un professionista, perché se io lo voglio veramente aiutare, chi ho vicino e che soffre di panico, lo devo portare a andare a gestire con un professionista, uno psicoterapeuta, quella che è la sintomatologia, altrimenti colludendo con lui, io semplicemente aumento la sintomatologia e la persona che ha il panico arriverà comunque a ridurre sempre di più tutti i suoi movimenti. Perché? Perché se io non voglio andare a capire le cause, quello che è il momento e non voglio attivare una crescita perché ho paura, l'unico modo è quello di stare male, di immobilizzarmi. E per immobilizzarmi ho paura, ho necessariamente bisogno di attivare delle paure, paure su tutto. Quindi mi limito dentro le mie mura di casa e a quel punto la persona può andare avanti per tanto tempo. Quello che spesso infatti si dice è che siano difficili da gestire questi attacchi di panico. Non è difficile gestirli, è difficile trovare il coraggio di mettersi in discussione. Ma una volta scavallato questo, comunque non ragionato e agito soltanto, io dico tante volte è opportuno prendere, decidere, andare, non stare a pensare, perché pensando trovo sempre quale escamotage per non andare sostanzialmente. Quindi decidendo di andare, io lì attivo, no? Quello che può essere tutto un processo di cura, chiaramente azzeccando il professionista, perché poi c'è anche questa variante.
Però non è difficile uscire dall'attacco di panico, è più facile perseverare, più facile pensare che invece questo sia una sorta di gabbia che ciclicamente si ripresenta. Falso. Se io comprendo quello che sto vivendo, do un nome alle cose e mi faccio le giuste domande, cioè cerco di capire a cosa mi serve, cosa ottengo in termini di prezzo e di vantaggio. E piano piano mi faccio aiutare nella messa in gioco, nel confrontarmi, eccolo lì che si attiva un processo di crescita, la persona diventa più sicura e si libera. Altrimenti rimaniamo costretti come se ci fosse sempre questa minaccia di un virus all'esterno. Questo oggi è ancora, dicevamo, più amplificato perché comunque non vediamo quello che c'è fuori, non lo sappiamo. Si sta quasi in attesa adesso, si sta un po' affacciati alla finestra a cercare di capire che aria tira, no? Quindi le persone hanno il desiderio, ma non si muovono e più si sentono rallentate o si rallentano, più cresce una tensione. Il panico non è altro che la tensione emotiva portata all'estremo, per cui non si controlla più e c'è un'esplosione che poi si rappresenta con una serie di sintomi che abbiamo descritto un po' all'inizio. Questo è il famoso, no, discorso. Sì, quello che volevo anche chiederti, la persona che si trova e che riconosce appunto di trovarsi in un momento, nel momento in cui si sente appunto presa da questi attacchi di panico, io non lo so, ti chiedo, ci sono proprio degli escamotage pratici, momentanei, proprio del momento per cercare di riprendere un attimo in mano la situazione? Non ho idea delle quasi manovre potrei dire, ma insomma è un termine inappropriato. Sì, come se, cioè, se esistono delle tecniche o delle strategie, Sì, no? sì. Sì, allora, quello che mi chiedono spessissimo i pazienti, no? Che arrivano per lavorare su di loro, mi dicono: ma se io intanto però, dottoressa, i famosi se, mi dicono, ma se io intanto però poi mi sento male, mi dovesse rivenire, cosa faccio? Allora, io li rifaccio in prima battuta a ragionare su tutto quello che loro hanno compreso a essere il meccanismo dell'ansia e quindi fino a sfociare nel panico. Poi chiaramente inizio a dire: ok, allora nel momento in cui viene il panico, un attimo dopo, perché lì per lì la persona non ragiona, bel respiro, respiri profondi, quindi aiuta molto la respirazione, ma semplicemente per due motivi che sono reali comunque. Respirando si rilassa un po' quello che è anche l'apparato, non solo respiratorio, ma il fisico della persona, quindi si sente proprio una maggiore ossigenazione e rilassatezza. E la persona si distrae, è come se concentrandosi su un discorso diverso inizia a distaccarsi da quello che è l'episodio del panico. Quindi respiri profondi, magari bere dell'acqua che aiuta anche questo oltremodo a rilassarsi e soprattutto accentua il discorso del distrarsi e lì iniziare poi a ragionare e dicendo a se stessi: Alt, che cosa è successo? C'è un motivo reale per cui mi sto agitando? A cosa mi è servito? A cosa mi serve ora agitarmi? Lì questo tipo di domanda aiuta la persona a prendere coscienza, consapevolezza, ma a livello non solo razionale, emotivo, soprattutto emotivo, di quello che sta avvenendo. E quando la persona comincia a sollecitarsi con questa domanda nel ragionamento della consapevolezza emotiva, cioè prende coscienza di quello che sente, si attiva il cambiamento. Si attiva veramente quello che è una sorta di rilassatezza e io dico sempre una sorta di trasloco dell'ansia. L'ansia piano piano si abbassa, se ne va, perché la persona comincia a chiamare le emozioni, quello che sente, col proprio nome, le identifica. Io so stare bene, posso sconfiggere l'ansia, l'attacco di panico, se so quello che mi sta accadendo, ma non solo in termini di etichetta, di sensazioni. Se ho il coraggio di dirlo, lo so affrontare. Forse è proprio per questo anche io faccio sempre continui collegamenti, che le persone oggi invece si sentono più spaesate in questa ripresa perché non sanno dare il nome a quello che sta avvenendo e le persone, per definizione, tutti vogliono controllare. Tutti vogliamo controllare il più possibile gli eventi, la vita, conoscere, capire.
Cioè, noi siamo per eccellenza fatti proprio per il controllo, che è impossibile, e questo è quello che poi solletica e sollecita i sintomi ansiogeni, no? Quindi l'ansia generalizzata che può sfociare in un attacco di panico. Abbiamo parlato prima di alcune categorie che sono più o meno vulnerabili, tra queste sicuramente le persone anziane, che in questo momento già le avevamo accennato, mi sembra, nell'altra trasmissione che avevamo fatto, già di per sé sono stati colpiti da questo evento che è il Covid, che li ha visti da un punto di vista proprio statistico tra le principali vittime, purtroppo ce ne sono state tantissime. E quindi la ripresa col fatto che bisogna convivere con questa minaccia invisibile sostanzialmente li espone. Però ci sono attacchi di panico anche nei bambini, che uno non immaginerebbe che insomma ancora non sono stati rovinati dagli adulti, perché poi insomma anche il contesto un po' certe volte familiare li porta, ma nei bambini prima anche dell'adolescenza. Sì, prima, infatti lo accennavamo l'altra volta, no? I bambini che ricominciano a muoversi, per cui da quando hanno potuto anche riandare all'aria aperta, sono stati riaperti i parchi, sono andati ben contenti, per poi invece avere nella fase notturna episodi di panico, manifestati con ovviamente incubo, poi il bambino si sveglia, il genitore accorre e chiede ovviamente cosa sia accaduto e lui racconta: ho sognato che stavamo fuori, che andavamo fuori, esattamente riporta fedelmente quello che magari aveva fatto nel pomeriggio, e poi la paura di ammalarsi. E se adesso mi ammalo? Perché prudentemente chiaramente i genitori cosa hanno fatto per tenere, contenere i bambini dentro casa? Hanno cercato di spiegare quello che stava avvenendo, giustamente. E i bambini hanno sviluppato un'attenzione in tutti questi mesi, in questi giorni, un'attenzione nel comportarsi, nello stare anche un po' a debita distanza, però poi nel momento in cui io dico si sono riaperti i varchi, quindi sono state di nuovo date via libera a tante piccole ma importanti attività per loro, eccolo lì che nascono le fobie, cioè adesso oddio, e se mi ha toccato e sono stato contagiato proprio per l'invisibilità del pericolo. Del pericolo. Senti, ma in questo caso, in caso dei bambini, diciamo il percorso terapeutico è un percorso pediatrico o ecco, qual è, insomma, come intervenire? Cioè, che poi riguarda appunto i genitori che devono prendere l'iniziativa. Allora, in questo caso l'intervento è duplice, cioè si lavora sia sul bambino che sulla coppia dei genitori, perché vengono date chiaramente le indicazioni anche ai genitori su come interfacciarsi nel momento in cui il bambino dovesse manifestare dei timori e delle paure. Quindi il compito del genitore è quello di riabilitarlo, come ha provocato una sorta di attenzione, adesso deve cercare di rieducarlo a una normalizzazione. E nel bambino, paradossalmente, è più semplice, il percorso è sempre con uno psicoterapeuta o che si occupi solo dei bambini oppure che abbia esperienza anche chiaramente con la parte infantile. Con i bambini è più semplice perché sono, ringraziando il cielo, rispetto a noi adulti, meno strutturati, intendo da un punto di vista di difese. Quindi i bambini chiamano le cose col loro nome, mentre noi adulti facciamo tante, chiamiamole pippe mentali, detto poco in maniera scientifica. Vabbè, E però è efficace come però concetto. efficace rende l'idea, e i bambini invece ti dicono esattamente quello che non va. E siccome sono diretti, siccome non fanno giri di parole, io come professionista fatico un terzo. Quindi dico loro quello che va fatto e magicamente, perché è la cosa fantastica, io dico con loro, magicamente loro ti guardano, ti dicono: ah, ok, ho capito, lo fanno e cominciano a star bene e sono contenti perché vedono che gestiscono loro la situazione che era semplice. Noi adulti invece fatichiamo il quadruplo, quindi con i bambini i percorsi terapeutici per questo motivo sono soft, nel senso che magari possono durare un paio di mesi e hanno già risolto, noi ci mettiamo magari 2 anni. Non Diciamo che rientra un po' nella ampia casistica della maggiore resilienza dei bambini, insomma, capacità di modificare i propri comportamenti. sì, di riadattarsi, di ristrutturarsi, di vedere poi sempre l'altra prospettiva, no? Noi adulti fatichiamo un po', siamo più ancorati,
proprio per il discorso famoso della resistenza al cambiamento, perché siamo molto stanziali, pensiamo che la nostra area comfort sia quella migliore in assoluto. Peccato che la vita va avanti, ci possono essere nuovi bisogni, nuove esigenze come in questo periodo, e se rimaniamo statici, stanziali, un sintomo arriva sicuro. O ci chiudiamo e per cui implodiamo frustrati, arrabbiandoci e magari limitando i rapporti, oppure se vogliamo fare dei movimenti ma non siamo ben strutturati, arriva l'ansia fino a sfociare nell'attacco di panico, che però ci sta ad indicare esattamente quello che dobbiamo gestire. Quindi ragionando, domandandoci cosa sta avvenendo, no? Come accennavo prima. Però sì. Io penso che abbiamo dato delle informazioni importanti in questa nostra conversazione. Il tempo è volato, già abbiamo fatto quasi una mezz'ora di collegamento. Quindi io andrei in chiusura e lascerei a te se hai qualche cosa da aggiungere. Allora, un po' come l'altra volta, che può essere forse la riflessione, no? Visto Sì. che non vediamo quello che può essere un pericolo, nel momento in cui dovessimo renderci conto che c'è una tensione, quindi ma abbiamo voglia, ma abbiamo paura, la cosa essenziale è domandarci le cose, chiedercele, perché la consapevolezza, come ho detto anche l'altra volta, che poi è un po' il denominatore comune di tutti i mali, la consapevolezza non solo razionale ma emotiva, è quella che ci libera. Se invece ci limitiamo soltanto nella sensazione difensiva, che è quella della paura, è tutto noto, è tutto molto consapevole, perché è il solito, no, che noi abbiamo, ma fermo e poco, poco, poco indice di benessere, poco funzionale a quello che può essere poi una ripresa, visto che questo è quello a cui dovremmo mirare, altrimenti io avrò lo studio strapieno, perché se le persone non si riattivano, nascono sintomi su sintomi. Già sta avvenendo ora, quindi è bene pensare, è bene chiedersi le cose. Sì, diciamo che chiudendo potrei dire che questo di cui abbiamo parlato è una delle dimostrazioni, secondo me, almeno dal mio punto di vista, che non è vero che dopo questo Covid l'umanità sarebbe stata migliore. Secondo me, non è ci portiamo delle cicatrici per i sopravvissuti, per chi si è ammalato, chi è guarito e anche determinate dalla paura. Sì, e queste cicatrici, queste ferite devono diventare delle feritoie da cui attingere, altrimenti continueranno a far male a noi e poi sanguineranno addosso anche agli altri che ci si avvicinano. Quindi questo va sempre un po' tenuto a mente. Perfetto, allora con questa immagine stupenda delle ferite che diventano feritoie, quindi anche per guardare fuori da noi stessi, chiudiamo, ringraziamo Paolo Sbardellati, ricordiamolo, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Grazie, grazie ancora. Grazie Gianni.